pronto. Arriva il fischio del direttore di gara, inizia Real Madrid Leeds. Cross dentro, scavalcato il portiere, arriva il vantaggio del Leeds, 1-0. Rimessa laterale battuta dentro come se fosse un traversone. Stesso Passarelli non riesce a deviarla in porta in maniera pericolosa e quindi riparte subito il Real Madrid. Nitride potrebbe anche pensare alla conclusione. Arriva un tiro respinto con i pugni da Maroncelli. Ancora in avanti poi il Real Madrid. Azione pericolosa che sfuma. Calcio di punizione, tre in barriera, risposti da Rosini, parte Contaldo. Il tocco è corto per Sacchini che la piazza, la parata di Rosini. Ancora in avanti il Leeds. Pallone ha spedicato, che finta il tiro. Prova ora a liberare il sinistro. Rimessa battuta. Prova a farsi vedere al Marink. Fuori per spedicato. 1-1. Tira il pallone dentro ancora per Mandorino due volte. Ribattuto dallo fuoco. Ancora in avanti, tutto solo spedicato, potrebbe calciare l'appoggia, occasione sprecata dal numero 6. Si continua a giocare. Fuori il pallone per Asola, traversa e poi il tap-in vincente di Mandorino, 2-1. E lui Contaldo, spedicato, prova a calciare, deviato. Anzi, ribattuto il pallone. Adesso il Leeds prova già a riaffacciarsi dall'altra parte. Colpo di testa di Contento, un po' rischioso. Riesce comunque a liberare la difesa. Contaldo riesce ad anticipare l'avversario. Tiro da fuori! E arriva il pareggio del Leeds con Checconi. Si riparte a giocare. Due minuti alla fine della prima partita. Contaldo si perde il pallone per un momento, riesce a rimediare, lo fuoco. Asola recupera la sfera, prova a puntare Contaldo, scarico per il piazzato di spedicato, doppietta e 3-2, torna in vantaggio Real Madrid. Lo fuoco, pallone che rimbalza ancora in zona offensiva il Leeds. Sfera che non viene allontanata, lo fuoco allo scadere, 3-3. Si riparte a giocare, spedicato. Arriva il triplice fischio, 3-3. Saranno quindi calci di rigore. Va Mandorino con il destro e la rete e vince il Real Madrid.